como de una certeza. Ese luto es una escoriera. Piano piano li vengono in mente molti ricordi della sua vita. Non è un uomo qualunque, quest'uomo si chiama Giuseppe Garibaldi, è nato a Nizza, in Francia, ed è morto a Caprera, in Sardegna, Italia. È stato marinaio, capitano e generale condottiero. Ha fatto anche l'infermiere. Aveva un cuore grande, aiutava gli indifesi, non sopportava la chiesa, non sopportava i tiranni in giro per il mondo. È un uomo che piace alle donne, la sua barba rossa piaceva tanto. Scriveva romanzi, le piacevano anche le poesie. Ha avuto molte donne, ne ha sposato poche, ne ha rubato anche una moglie di un calzolaio. Anita, il suo grande amore, che ha sempre nel cuore. Ha sempre creduto nella libertà, anche se è stato utilizzato da Mazzini e da qualche re che voleva manipolare la storia. E oggi indaga su molte cose nascoste. Oggi sta lì sepolto a Caprera, in una tomba di pietra. Amava il mare, gli piacevano i tramonti e amava anche gli animali.